Darkseid ha liberato l'equazione dell'antivita. L'universo sta collassando a velocità accelerata. Accelerata, con una L. Buongiorno a tutti e benvenuti al multiverso di... Atomo. E il suo primo sfidante è Hellboy. Ho affrontato topi più grandi di te. Sono stupidaggini e lo sai. Ed erano anche più educati a tavola. Avvio. Ma non siamo mica a tavola adesso. Ma che sta dicendo signor ciò, signor ragioniere lì, insomma, ecco. Ah, si fanno così le mosse, eh? In questi incredibili giorni che sono passati tra il primo video e il secondo, mi sono allenato in una maniera spaventosa, eh. Allora ne è valsa la pena. Salti brutti e schifosi. Toh! Sono diventato proprio nanissimo. E non si avvicina. Scusate, se non si avvicina non ci posso fare niente. Questo prodigio della scienza, questo multiverso è fatto tutto per me. Dannato Hellboy, che tra l'altro maleducatissimo, che dà pure le spalle. Sto imbecille, tutto rosso con le gambe piccole. Grazie per aver confermato la mia teoria. Molto, molto gentile. Ah, no. Ma poteva diventare anche grosso? Non sono sicuro, perché là la cosa era molto diversa. La miniatura piccola dove c'è l'abilità mi sembrava diversa. Non vorrei dire castronerie. Aglio. Che diavolo è stato? Dannato essere cornuto. Yeah, becca questi mini schiaffi che danno più che altro fastidio. Becca la potenza dell'uomo piccolo. Tanto l'ho beccato con il secondo colpo alla schiena, eh. Non vorrei dire cavolate, i colpi saranno uno in meno perché il primo si è parato. Toh! Marrano essere schifoso, torna alle tue indagini maledette. Aglio. Però tira dei pugni che fanno alquanto dolore. Fanno un male cane, oserei dire. Ah, becca questo incredibile piccolo colpo allo stinco. Vittoria di Atomo. Quanto è bello giocare con la scienza. E vai. E non sono stati feriti nessun telecameraman. Eccoci un altro scontro incredibile scientifico contro il fuoco di Firestorm. Professor Stein, quale onore. Ammira la matrice Firestorm. Sì, la studierò con attenzione. Avvio. Intanto si lasci studiare un pochino lei, caro il mio Firestorm. Caro il mio compagno d'avventura, perché comunque se anche questo qua è un figa di scienziato molto spaccacazzo e rovina statue, per di più. Caro, ragazzi, non so se avete visto che mi sto bloccando, non so più che cazzo fa. Top. Becca questi colpi. Dannato Firestorm. Ma c'era una combo che era così? Porca miseria, vabbè. A mali estremi, a piccoli rimedi. Top. Becca questi piccolissimi colpi che possono sembrare carezze, ma quando divento tutto grosso non sono più carezze. Dannato Firestorm marrano schifoso lurido. Top. Pistolata in faccia. Biglietto di sola andata per il microverso? Voglio diventare grosso! Aia! E invece non posso. Non mi becchi! Senti la furia di Firestorm! Porca miseria, dannato! Firestorm! Oh! Saggia i miei piccoli passi! Perché un piccolo passo ha bisogno di un grande piede! Che cazzo retto! Oh! Selva di colpi! Fagli la supermossa! Ma non capisco perché qua si blocca. C'è un momento in cui si blocca. Caro il mio Firestorm. Ecco qua, io ho dato due colpi, come avete visto. Invece l'altra volta avevo saltato il primo con Hellboy. Dato sul sbaglio adesso c'ho cosino, vabbè, da inizio partita. E infatti che mi va giù la vita gradualmente. Brutto bastardo. Con gli aiutini vincete, se no non siete capaci di fare niente.
Devo vincere molto velocemente o vince lui. Ecco. Vittoria di Firestorm. Già la prima volta che perdo il secondo incontro. Speriamo che vada bene con la lotta del destino. One eternity later. Metti la scienza in cattiva luce. Non posso deludere il dottor Palmer. Vittoria! Vittoria di Atomo. Cazzo di Firestorm, pezzo di schifo lurido che mi fai perdere tempo! Yes! Caro il mio Sub-Zero, non mi scartavete le palle infocate come ha fatto Firestorm. Siamo in un set cinematografico? Questo scontro è reale, Ryan Choi. Mi preoccupa che tu conosca il mio nome. Avvio. Ma non ti preoccupare, questo è una bravissima persona che sa fare il suo porco lavoro. E qua ho capito perché se schiacci X va in avanti, se schiaccio quadrato fa il salto. Oh mamma mia, per un pelo. Aia, che dolore. Basta. Eccala là. Che preso il pieno, tra l'altro. Porco schifo qua nella cazzo di palude che c'ho un po' di problemi perché c'ho un po' di sinusite. E la sinusite fa male. Passa attraverso la statua. Prendilo, dannazione. Mini pugno per la vittoria. E dopo rivendo tutto grosso. Qua tra l'altro non c'è il problema del soffitto. Quindi posso ingigantirmi quando cazzo mi pare. Ecco. Almeno il freddo attenua il dolore. Ci penso io. La tua sconfitta sarà merito di Ryan Choi. Abbiamo trovato anche questa simpatica cosa. Aia, porca loca. No. Yeah. Questo. Becca anche questo. Altra incredibile serie di megapugni tuonanti. Per di più tutti un po' tirati così. Come vengono! Si rimpicciolì io, aglio che dolore! No! Sei accucciato nel posto giusto per prenderti due schiaffi! Per fortuna che intanto che faccio questa mossa non mi va giù la vita. Quindi non c'ho nemmeno il pericolo di fare bruzze figure. No! Caro il mio Sub-Zero! È stato easy! Vittoria di Atomo. Come bersi un margarita analcolico tutto caldo con una shakerata di Atomo. Perché non sono secondo livello, cazzo rola. Nuovo equipaggiamento. Guanti di riserva di Potter. Atomo. Lento dissolversi. Completato. Finalmente abbiamo finito sto cacchio di coso che sicuramente non sia... E invece ci abbiamo fatto fare di quasi 91.000 megapunti. E niente ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto e ci vediamo domani. Questi giorni ci saranno altri video della beta di Fighting X Layer e domani invece ci sarà la lotta del destino con protagonista Atomo. Nuove cose, ricompense incredibili. Buono.